Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a lunedì 8 gennaio, per molti oggi è ripresa la normalità della vita di tutti i giorni, per me è sempre la stessa cosa perché non mi sono mai fermata in questo periodo. Come state? Oggi per me è giorno di riposo, anche se poi di riposo alla fine è sempre ben poco perché ne approfitto per fare 2500 cose, avevo un capello davanti alla faccia e fa freddino, c'è un bel venticello, però tutto sommato pensavo si stesse peggio. Stamattina ne ho approfittato per fare un po' di commissioni, in sottofondo sentirete la pentola che è sul fuoco perché nel frattempo sto preparando il pranzo. Sono stata a fare una piccola tappa ad Esselunga per prendere alcune cose che mi servivano o che mi ero dimenticata la volta scorsa di segnare la lista della spesa. Sono andata da Gel Market perché avevo il buono del cashback che poi mi sarebbe scaduto, quindi ho preso due o tre cose. E sono andata al fruttivendolo. Parto da Gel Market, ho preso questi fish burger al tonno perché volevo provarli. C'erano anche al salmone e al merluzzo, però il salmone solitamente mangio il salmone selvaggio, il merluzzo avevo già del merluzzo a casa, quindi mi sono detta proviamo questi di tonno. Vi farò sapere come sono. 3,99 euro, ma avevo appunto un buono del cashback, quindi ho pagato tutto la metà. Ho ripreso gli strudelini di mele, questi della Melinda, che vi avevo detto essere veramente buoni. All'interno di ogni sacchettino ce ne sono due, ne ho prese due confezioni perché questi qua sono buonissimi. Ed infine da Gel Market, questi erano in offerta, ho preso i funghi champignon a fette perché vorrei prendere la fregola nei prossimi giorni e farla con i funghi e i porri. Il porro l'ho comprato fresco dal fruttivendolo, mi è venuto in mente dopo che mi servivano anche i funghi, beh, a parte che non li avevo al fruttivendolo, e li ho presi da Gel Market. Passiamo ad Esselunga, sono poche cose. Ho preso una busta di grana padano grattugiato perché l'ho finito, ho preso due confezioni di filetti di sgombro, il primo questo della Rizzoli in olio extravergine d'oliva biologico, era in offerta a 1,99 euro, mi incuriosiva e l'ho preso, e del marchio Esselunga ho preso lo sgombro al naturale 1,85 euro, così me li tengo giù in negozio perché questi mi fanno comodo quando non so cosa unire, tipo all'orzo, al farro, al riso basmati, o vado di tonno o vado di filetti di sgombro. Non ho mai provato nessuno dei due, quindi vi farò sapere. Poi ho preso sempre del marchio Esselunga la camomilla setacciata perché non ho più camomilla a casa, e dato che ieri sono stata un po' così con lo stomaco, ho preferito prenderla, la prima volta che la prendo. Poi ho ripreso due confezioni del salmone selvaggio, vi avevo detto nello scorso svuota la spesa che ne avevo preso solo uno perché la scadenza era tutto sommato abbastanza ravvicinata, ho trovato quelli che scadono a inizio febbraio e ne ho prese altre due confezioni. Sale grosso iodato, ho preso un'altra besciamella vegetale della Valsoia perché voglio farmi la lasagna vegetale, e ho preso anche un'altra confezione di ragù 100% vegetale della Mutti. Io di questi qua ne ho già uno e uno a casa, e però temevo non mi potesse bastare per fare la lasagna, quindi ho preferito prenderne altri due. Ho preso le zucchine dall'Esselunga, questo qua è un chilo perché queste qua fatte più scure dal fruttivendolo non le trovo, ed infine una confezione di spinacino che non prendevo credo da mesi, mesi e mesi. Passiamo al fruttivendolo, ho preso due mele Pink Lady, le mie preferite, due banane belle indietro, qua sicuramente farò un bello yogurt con la banana che è tantissimo che non lo mangio, un finocchio di numero però bello grosso, un 6 etti di piccadilli, un porro, 7 etti di carote da mangiare prevalentemente così sgranocchiate, a questo giro non le ho prese da fare al forno, e un broccoletto. Infine sono stata in polleria e ho preso 6 uova. Ne approfitto per farvi vedere un altro degli acquisti che avevo fatto da Zara qualche settimana fa indossato, perché piano piano vi avevo detto che ve li avrei fatti vedere indossati nel vlog. È il maglioncino quello fatto a vestito che rimane svasato sui fianchi, io avevo preso, se ricordo bene, una S, c'è anche più piccola, rimane un pochettino più lungo rispetto a quello che vi ho mostrato nello scorso vlog, però ovviamente se siete tanto più alte di me, io sono 1,57 m, quindi capirete non che non sono una stangona, e è molto caldo, quindi quello che vi consiglio se decidete magari di prenderlo è che per un periodo primaverile potrebbe essere un po' troppo, nel senso che io l'ho messo oggi per la prima volta che fuori ci sono 8-10 gradi.
perché anche nei giorni passati volevo metterlo, ma con 14-15 gradi mi faceva troppo caldo, detto fra noi. E sotto ci ho messo il leggings termico, dietro di me il cartone che devo buttare. E adesso scappo che vado a fare un giro in centro. Il giorno dopo siamo a martedì, oggi giornata lavorativa, non ne ho voglia, vi dico la verità, non ne ho veramente voglia. Vorrei solo starmene tutto il giorno sul divano a non fare nulla o invece a sistemare, cioè, piuttosto mi vorrei mettere qua a pulire, fare un po' di cose con calma. Oltretutto, finalmente il sole si è ricordato di Genova perché non lo vedevamo da settimane. Quindi oggi sì, vorrei farmi magari un po' di cose, uscire, andarmi a fare una passeggiata. Sera non potevi farlo ieri, ieri era brutto, ovviamente, ieri era tutto nuvolo. Sono andata poi in centro, sono andata a fare un giro e volevo vedere se c'era qualcosa di interessante in saldo. Io ogni tanto nei saldi guardo se trovo qualcosa più primaverile. Il punto è che era un caos, c'erano dei negozi dove veramente non si capiva nulla. Cioè, io sono rimasta sconvolta da Stradivarius. Che c'era roba lanciata ovunque, cioè non avrei avuto proprio, cioè uno dovrebbe andare lì, mettersi negozio per negozio a guardare pezzo, no, non fa per me. Quindi ho rinunciato, il giro nel centro è stato veramente deludente. Vorrei andare poi magari settimana prossima, non che magari vada meglio, però in Fiumara a vedere un po' il centro commerciale, magari qualche altro negozietto che in centro non c'è. Ma ovviamente la mia disperazione totale, dato che non avevo trovato nulla, ho detto: senti, fammi fare un passo da libraccio, anche perché in realtà vi avevo detto che l'altra settimana scorsa avevo venduto dei libri, avevo preso dei soldini, però non era ancora uscito un libro che volevo prendere e che nel frattempo è uscito, perché in realtà appunto è uscito il giorno dopo, che è questo, Bambini Lupo. Sono molto curiosa di leggerlo, ancora non ho letto recensione al riguardo e mi tentava e me lo sono presa. Un libro uscito il 3 di gennaio, quindi proprio una nuova uscita. Se riesco lo vorrei leggere già questo mese. E poi di usato, e questo in realtà ne ho sentito parlare abbastanza bene, io solitamente è raro che mi metta a leggere le trame, però questo mi incuriosiva. Si chiama La cameriera, l'autrice è Nita Prose. Non l'ho mai letto nulla di suo, è edito La nave di Teseo, è un bel mattoncino, ma in realtà il font è bello, bello grosso, quindi questo qua non so se riuscirò appunto a leggerlo questo mese qua, ma vediamo un pochettino, anche perché in realtà ho tanti bei mattoncini che vorrei leggere. Siamo sabato pomeriggio, ho la faccia un po' sbattuta, me ne rendo conto, però sto bene, non so se il vento mi ha un po' scombussolata. Comunque io mi sono fatta una bella tisana rilassante, perché proprio sentivo l'esigenza di fare una tisana rilassante. Oggi sono arrivata a casa un po' prima, si è messo in realtà un tempaccio così di botto. Nel frattempo sta andando una lavatrice perché stamattina me l'ero lasciata da fare e in realtà devo farne ancora una, ma la farò domani che è domenica. E in tutto questo non ci vediamo in realtà da un paio di giorni perché avevo iniziato il vlog con tutte le buone intenzioni, solo che ho avuto giornate tutta di corsa e di incastro l'un l'altra e quindi non ho preso più in mano la fotocamera. In questi giorni mi sono iniziati ad arrivare i primi regali di compleanno, sono molto contenta. Nicole mi ha regalato un buono da spendere da Zara, Stradivarius, eccetera, quindi tutta la catena di abbigliamento che fa parte del gruppo. Mi pare Zara, Stradivarius, Pull&Bear, non mi ricordo se c'è un'altra, vedrò se spenderla da Zara o Stradivarius, vediamo un pochettino. In realtà vorrei tenerlo quel buono per acquistare qualcosa di primaverile, perché ormai per l'inverno sono a posto, ho fatto gli ultimi acquisti da Zara, quindi diciamo che per ora sono a posto così, quindi me lo terrò per più avanti. E le mie colleghe mi hanno già dato il regalino oggi, perché questa settimana del mio compleanno mi godrò un po' di ferie, quindi mi hanno già dato oggi il mio regalino che io ho già spacchettato, però ho detto che lo spenderò, ecco, dopo il compleanno. Mi hanno regalato una gift card da Feltrinelli, quindi ho tanti libri da poter andare a comprare. Tutto questo sempre in tema regali, perché ecco, questo qua comunque è un omaggino, mi è arrivato un altro omaggino da parte di Eterea. Mi è arrivato giusto giusto l'altro ieri, in realtà l'altro ieri mi è arrivato, però
Non ho ancora provato i prodotti, devo ancora registrare le storie su Instagram, ora ve le registrerò, credo, proprio adesso. Il primo prodotto è questo, sono due prodotti nuovi che in realtà credo che loro regalassero durante alcune promo che hanno fatto, durante il Black Friday, una e l'altra forse quest'estate. Sapete che non me lo ricordo. Comunque, il primo è un burro corpo che si chiama Feel of Gold ed è appunto un burro corpo dorato. Questo non vedo l'ora di provarlo, ve lo faccio vedere, tanto credo che lo inizierò a testare nelle giornate dove fa magari un po' meno freddo ma neanche troppo caldo, che è appunto un burro. E questo, entrambi i prodotti sono della linea Precious, sono molto curiosa di provarlo. Mentre l'altro prodotto, e questo poi lo voglio mettere assolutamente in camera perché per ricordarmi di utilizzarlo, si chiama Juice of Gold ed è l'acqua profumata corpo e capelli da... il packaging è troppo bello, cioè questo qua in camera mia ci sta benissimo, e ha la profumazione dei prodotti della linea Precious, che è una profumazione che non è né troppo dolce né troppo fiorita, cioè è una via di mezzo e che mi piace un sacco, e questa voglio proprio utilizzarla prevalentemente anche per i capelli, quindi questa qua non vedo l'ora di insomma di iniziare a utilizzarla con un po' di frequenza. Va come note di testa lime e bergamotto, che io amo il bergamotto, ciclamino, fiori d'arancio, gelsomino e violetta, e intensificata dall'aroma alla vaniglia. Ci sono anche delle note di sandalo e fava tonka, quindi appunto come vi dicevo un po' un ibrido tra più profumazioni, ma per chi appunto utilizza i prodotti della linea Precious più o meno ha già in mente qual è la profumazione, quindi sono molto contenta di questi due prodottini perché anche loro sono delle novità per me e quindi poi li testerò e come sempre ne parliamo poi più avanti tra qualche settimana. In tutto questo non mi sono arrivati altri regalini, giuro, non ne ho altri da mostrarvi. In realtà so che voi vi chiederete: Sere, ma il tuo autoregalo per il compleanno quale sarà? Non lo so neanch'io. Quello che però potrei un po' spoilerarvi è quello che ho in mente di farmi regalare sostanzialmente dai miei, in realtà unendo regalo di Natale e regalo di compleanno, perché appunto essendo ravvicinati posso farlo. Ho addocchiato, e già ve l'avevo detto durante forse il Black Friday, che volevo prendermi la piastra della GHD. Una vita fa io avevo proprio la piastra della GHD quando ancora erano delle piastre enormi. In realtà la mia piastra, quella di bellissima di Imetec, inizia, come posso dirvi, a non darmi più quell'effetto ottimale e vedo che inizia a dare segni di cedimento. A 5 anni l'avevo pagata, comunque anche una cosa abbastanza contenuta, quindi prima che mi abbandoni da un momento all'altro volevo investire nella GHD. Allora, io sono tentata dalla Platinum, anche perché in realtà non ho grossissime esigenze, comunque i capelli, cioè non è che ho i capelli ricci e che magari devo prendere un qualche cosa di un pochettino più strong, comunque i capelli corti, comunque li devo anche tagliare, quindi ecco, non ricerco un qualcosa di tanto particolare. Se qualcuna di voi la ha, mi faccia sapere come si trova con la Platinum, perché è quella che io onestamente vorrei prendere, ecco. Quindi attendo dei feedback e per il mio autoregalo ci ragionerò. In realtà non ho al momento chissà che cosa. Da un lato, la cosa che vorrei comprarmi, devo assolutamente comprare degli occhiali da sole nuovi. L'anno scorso me li ero regalati, mi ero fatta l'autoregalo gli occhiali da sole acquistati durante i saldi, e quest'anno vorrei fare la stessa cosa, perché in realtà quelli che sto utilizzando adesso sono quelli proprio distrutti, li avevo già portati a vedere se riuscivamo a sistemarli, ma non c'era molto verso, un po' me li avevano aggiustati, ma ora sono proprio
lì così che gridano aiutami e quelli buoni li tengo solo quando cerco di non maltrattarli, perché magari adesso li metto al mattino quando esco, ma quando torno è buio, quindi non sto con gli occhiali da sole, quindi li lancio in borsa tendenzialmente il più delle volte. E quindi volevo andare a vedere in realtà se trovo magari degli occhiali da sole carini ma scontati, perché comunque io sono molto basica, non vado a ricercare cose particolari. Riesco sempre a trovare qualcosa che mi, diciamo, posso dirvi, che mi rispecchi. Ecco, finisco di bere questa tisana perché nel frattempo starà diventando fredda e poi volevo parlarvi un pochettino, di come stanno procedendo le letture di questa settimana. Io so chi sei di Paola Barbato, l'ho finito già ormai da un paio di giorni, è qua in attesa che io registri la video recensione perché cerco sempre di registrarla da lì a pochi giorni che l'ho terminato, domani mattina voglio assolutamente registrarlo, quindi domani mi ci metto di impegno e prometto di registrarvi la recensione che voi ovviamente vedrete a inizio mese. Mi è piaciuto molto, c'è da dire che se vi piace lo stile dell'autrice mi sento di consigliarvelo, è il primo di una trilogia. Non so, se però andrò avanti subito con la trilogia o se leggerò qualcos'altro di suo. Io ho letto per ora Bilico, che non mi era piaciuto molto. Più che altro detestavo la protagonista. Anche di questo libro non ho avuto molto simpatia della protagonista, però ecco, all'uso era più simpatica rispetto all'altra. Ho letto Il Dono, che mi è piaciuto tantissimo. E avevo letto anche Non ti faccio niente. Se dell'autrice avete qualche altro libro da consigliarmi, fatelo qua sotto nei commenti perché io, voi magari non ve ne rendete conto, ma io prendo spunto dai vostri suggerimenti. E quindi questo qua mi è piaciuto. Ho letto un po' di recensioni dove alcuni non è che ne parlino benissimo, però io devo dirvi la mia, per me è un 4 stelle, nel senso che comunque mi ha proprio preso, tant'è che l'ho letto comunque in 2 giorni e sono 500 e passa pagine. E il libro che ho in lettura attualmente è questo, La condanna dei viventi, era il secondo libro che vi avevo detto che avrei voluto leggere durante questo mese di gennaio. Ho letto le prime 20 pagine, tipo l'altra sera, però ero stanchissima, sono crollata la sera che c'era Doc, perché ora era iniziato Doc su Rai 1, quindi ho visto quello che è finito tipo a mezzanotte, quindi tipo ho letto veramente quella ventina di pagine giusto per capire di cosa si parlava e ieri sera mi sono letta un centinaio di pagine perché sono arrivata a pagina 100, 120. Per ora mi sta piacendo, vediamo un pochettino come si sviluppa. Con probabilità da qua a domenica prossima l'avrò già terminato, ecco, salvo che non diventi noiosissimo, però in realtà la scrittura è molto scorrevole e la trama potrebbe, ecco, dare se sviluppata bene, dare una buona voglia di continuare quello che appunto un thriller dovrebbe fare. E in realtà mi piacerebbe anche tanto scegliere 2 libri da poter leggere magari la settimana che viene. Allora, in realtà ho visto perché io seguo Gaia Lapasini qua su YouTube, ma anche su Instagram, ho visto che ho fatto un video carinissimo e da un lato mi piacerebbe fare una cosa simile, però vediamo magari se faccio un video a parte. Però tra i libri che ho, sceglierne 2 per ogni mese che vorrei leggere da qua all'anno, diciamo a fine anno. Però non lo so, perché io probabilmente cambierei sempre, quindi piuttosto nei vlog ogni tanto magari vi faccio vedere cosa vorrei leggere la settimana prossima. In realtà vorrei leggere, dato che ne arriverò probabilmente da 2 bei mattoncini. Da un lato sono tentata di leggere un qualche cosina di più piccolino, ho in realtà tipo questi libri, questo che si chiama Gelosia di Jo Nesbø, è una trama sicuramente un po' diversa rispetto a quelle che ho letto. Questo qua è un libro da 250 pagine, anche se secondo me poi alla fine il numero delle pagine è relativo, intanto punto primo per la grandezza del fonte e punto secondo perché un libro può essere il libro più corto del mondo, che se è noioso state tranquilli che se ci dovete mettere un mese ci mettete un mese. Quindi da un lato mi piacerebbe leggere questo e dall'altro sono anche molto tentata da questo Se mi troverai di Allafer Bark, perché ci sono poi degli altri libri
da leggere in seguito a questo. Questo sono, siamo sulle 300 pagine, ecco, pagina 301 ci sono i ringraziamenti, quindi siamo sui 300 e il font è un pochettino più grosso. Quindi vediamo un pochettino, questi qua potrebbero essere due titoli papabili, anche perché poi in realtà appunto gli altri sono tutti libri che sono così. Però vediamo, perché in realtà non è detto. A volte leggo con più velocità libri molto lunghi da tante pagine, però questi qua potrebbero essere i due titoli della settimana che viene. In realtà c'è anche un altro libro new entry che ho beccato, usato sul libraccio, che si chiama La Spinta. Questo qua l'ho preso perché me l'aveva consigliato una di voi e quindi io sono molto curiosa di leggerlo. L'ho trovato scontato a 9,90 euro. In realtà credo che ci sia l'edizione dell'anno successivo che nuova costa comunque tipo 2 euro in più, 3 euro in più, però pazienza, l'ho trovato usato e ho detto vabbè, prendiamolo usato. Questo qua anche vorrei leggere tutto questo mese, ma le mie giornate sono di 24 ore come le vostre. Nel frattempo è finita la lavatrice, quindi io direi che vado a svuotarla. Stavo pensando se lavarmi i capelli adesso o domani mattina, però in questo momento io ho l'idea di lavarmi i capelli adesso. Non me lo merito, no, li lavo domani mattina. Ecco, ho risolto con voi il mio dubbio esistenziale se lavare i capelli adesso. Nel frattempo mi sono struccata e mi faccio una maschera viso, tanto ho messo già una maschera contorno occhi perché ne avevo bisogno. In realtà ora vi faccio vedere cosa inizialmente volevo fare. Me li sono tolti tipo dopo 10 secondi perché hanno iniziato a bruciarmi letteralmente e mi sono sciacquata ovviamente il viso e ora sto facendo una, come si dice, un... Ho messo una maschera contorno occhi, ecco, che un po' mi bada a calmare la zona. E che maschera sto facendo in faccia? Scusate, la maschera vitaminica, questa di Pavaglione, perché mi vedo la faccia grigia. Mi è venuto però il flash, mi sta arrivando il ciclo. Quindi, ecco perché ho la faccia così, così sbattuta oggi. Quindi, nel frattempo che mi metto a stendere la roba, tengo in posa questa una decina di minuti. Ho fatto anche un ordine su Pavaglione, poi ve lo mostrerò quando mi arriva. Questa maschera mi piace tanto perché poi dopo noterete il dopo, ecco, sembra che io abbia tipo dormito, dormito, diciamo così. Non posso dirvi un mese, però ecco, che io abbia dormito. Tanto aspettate che sciacquo il pennello in silicone, lavandolo, ok. I patch che ho fatto sono questi. Me li ho messi e hanno iniziato tutto a bruciarmi e li ho tolti immediatamente. Li ho tolti immediatamente perché se dopo 15 secondi da averli messi la sensazione era quella, temevo, quindi ho preferito rimuoverli. E mentre la maschera che ho messo adesso, che voi forse non vedete perché è trasparente, è di Eteria ed è la Luxe Hydra Radiant Eye Mask. Questa qui, anche perché questa entro aprile devo finirla, cioè ne ho già utilizzata un po'. Considerate che ne basta poca perché poi comunque vi rimane molto idratato il contorno occhi e questa quando ho bisogno di idratazione, qualcosa che illumini, non è affatto male. In combo con i patch, ovviamente la maschera va a lavorare meglio. Nel mentre ho tagliato le zucchine che saranno parte del pranzo e parte della cena di domani, perché domani vorrei farmi la base pinza con le zucchine, e le olive e il mix Ferrari, però almeno me le cuocio già ed è una cosa fatta. Ho tagliato i pomodorini che erano rimasti perché avevano necessità di farli, entrambe vado a cuocerli al forno. Stasera polpette, sono andata in macelleria e mi sono presa 10 polpette, così almeno le ho, polpette e polpettine. Devo far cuocere anche il riso basmati con il riso venere e il riso rosso per il pranzo di domani, che sarà con le zucchine e magari ci metterò una scatoletta di tonno. E mi erano rimasti in freezer questi tre cubottini di bietola che unirò alle polpette e ai pomodorini. Adesso mi attende la mia postazione per terminare l'editing di questo video. Nel frattempo si sono fatte le 9 meno 20 più o meno. Io vi auguro
una buona serata, perché questo vlog lo vedrete domenica sera, perché ho deciso appunto stasera di prendermi la serata libera, quindi finisco di editare il video, poi lo controllo e lo carico domani. Quindi spero di avervi tenuto compagnia, noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!